Volevo parlare del transito di Marte dal cancro, però a differenza delle altre volte non me la sento più di dover menzionare tutte le persone nate dal ala a cui accade il transito. Quindi facciamo una cosa, cercate di imparare qual è la vostra decade, perché è importante: prima decade, seconda decade o terza decade, sono tre per segno. Allora, sono due modi per impararlo, di una semplicità veramente elementare. Uno, sul mio Instagram, il primo post che c'è spiega appunto le decadi e vi fa capire a quale decade appartenete. Due, non avete voglia di andare su Instagram, nessun problema, andate su Google e scrivete decadi segni zodiacali e in base alla vostra data di nascita capite se siete prima decade, seconda decade o terza decade. Cioè, esempio, siete del Leone, benissimo, siete dell'Acquario, benissimo. Scrivete decadi segni zodiacali, vi viene fuori il Leone dal al, chi è nato dal giorno al è prima decade, chi è nato dal al seconda decade e la rimanente terza decade, punto. Una volta che avete capito la terza decade potete usufruire, secondo me, di alcuni dei miei episodi qua sui podcast per capire un po' anche l'aspetto previsionale. Per cui, fatta questa premessa, c'è Marte a 15 gradi del cancro, per cui è entrato nella seconda decade del cancro. Quindi quello che sto per dire adesso riguarda solo ed esclusivamente seconda e terza decade del cancro. Può essere che quello che io dica risuoni per i primi decade dei segni, appunto, perché magari l'hanno appena passato, però io in questo episodio voglio parlare soltanto del seconda e terza decade dei segni che vado a menzionare. Intanto seconda e terza decade del segno del cancro, perché hanno Marte congiunto, transitone molto importante, non sempre può essere descritto come positivo o negativo, perché dipende come lo utilizza il soggetto, e ricordo che dipende sempre da come parte dal tema natale. Se una persona ha un Marte massacrato, sicuramente sarà molto più aggressivo come transito, per cui bisognerebbe fare un'analisi specifica, però cerchiamo di fare un quadro generale. Intanto Marte nel cancro non è assolutamente a casa sua, è castratissimo, perché Marte è esaltato in Capricorno, è a casa sua in Ariete, ma nel cancrino, il dio della guerra nel segno della luna, sinceramente proprio non ci sta niente, quindi comunque ha la necessità di essere sfogato. Ricordo che Marte nel tema natale, quindi non sto parlando di transiti adesso, ma nel tema natale, quando è molto leso, non significa per forza che ci trovi persone castrate o fantoziane. Può essere che ci trovi persone che non comprendano appieno la loro aggressività. Un Marte leso di nascita in cancro può essere il tema natale, sì, di un fantoziano, ma può anche essere il tema natale di un teppista, di uno stupratore, di un hooligan. Ok, perché non dà la possibilità di essere compreso, se non si fa un percorso, ovviamente, perché sono tutte tendenze, non condanne, sia chiaro. Quindi seconda e terza decade del cancro, Marte si congiunge nel tema natale, in generale di uomo e donna, indica la possibilità di riuscire a ottenere qualcosa. Marte è un pianeta che parla di conquista, di lottare per un qualcosa, ma lottare in modo cazzuto, cosa che non appartiene tantissimo al cancro, per quello a volte non viene capito. Se non viene scaricato, quindi se non si utilizza la conquista di Marte per il cancro, si rischia poi di avere un po' Marte contro, e quindi magari c'è un eccesso di energia che, se non viene utilizzato o a livello fisico, magari attraverso uno sport, o a livello pratico, attraverso appunto una conquista di un obiettivo, può ritorcersi un pochino contro, e quindi magari si è più stanchi, ci si può magari influenzare. Marte partecipa ai processi di surriscaldamento del corpo, quindi l'influenza, Marte legato al fuoco, piccoli taglietti, strappi muscolari. Può essere che si decida di strafare, quindi non lo so, mi immagino un ragazzo che va in palestra, che a Marte a favore, congiunto, si sente Dio sceso in terra e magari spinge troppo e magari si fa male. Quindi bisogna moderare, però è un transito comunque positivo.
lo sarà per tutti i segni d'acqua, quindi quello che dico adesso, seconda e terza decade Cancro, seconda e terza decade Scorpione, seconda e terza decade Pesci, quindi comunque un transitone molto importante. Allo Scorpione e al Cancro farà i trigoni, e quindi un'energia estremamente positiva, cioè diciamo che riusciamo a ottenere tante cose che vogliamo, ottimo per mandare curriculum, ottimo per riappacificarsi col partner o comunque per cercare di ottenere delle cose. Nel tema natale di una donna agirà sicuramente anche molto in funzione del rapporto con il partner o con un uomo, datore di lavoro, professore universitario, quindi c'è la possibilità di conquistare un uomo, che non significa soltanto conquistarlo sul piano sentimentale, magari, non lo so, studentessa universitaria cerca di conquistare il suo professore attraverso un risultato scolastico interessante, ci riesce, ok? Oppure conquistare un risultato sportivo, questo è molto importante. Il gioco al massacro purtroppo avverrà per l'Ariete, seconda e terza decade dell'Ariete e seconda e terza decade della Bilancia, perché sarà quadrato. Quindi avere Marte contro, ripeto, per la seconda e terza decade dell'Ariete e della Bilancia, è un po' un gioco al massacro, perché Marte contro diciamo che non aiuta per niente. Non riusciamo praticamente a ottenere un qualcosa che vogliamo, non riusciamo a conquistare ciò che in questo momento ci interessa. Non sarebbe ottimale avere un colloquio di lavoro in questo periodo, perché per la seconda e terza decade, quindi questo passaggio di Marte, diciamo che non aiuta un granché. Bisognerà cercare di evitare i conflitti, perché facilmente ci si potrebbe scontrare con persone, e in questo caso perdiamo, perché questo è un transito, il dio della guerra contrario è un transito che non ti fa assolutamente ottenere quello che vuoi, quindi molta prudenza. Bisogna aspettare che il transito passi, quindi una volta che ha superato la vostra decade è finito, quindi seconda e terza decade, dopodiché ci si può, diciamo, si può tornare a essere più propensi nel cercare di ottenere delle cose. Più o meno il transito dura fino alla fine di maggio, e quindi, però ripeto, toccherà solo quelle due decadi lì. Mi raccomando, attenzione, prudenza. Per gli altri segni non ci sono particolari attenzioni in questo momento dal transito di Marte. Grazie per l'ascolto.